Buonasera, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Dante 21. Oggi con noi un ospite molto gradito, una donna, una grande studiosa, una grande donna, Giuliana Nuvoli. Benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie mille a voi per avermi invitato, naturalmente. Un piacere assoluto. Professoressa Nuvoli, allora, ribadisco il mio benvenuto e raccontiamo qualcosina di lei, insomma. Studiato all'Università di Firenze, dove si è laureata, poi è andata a Milano, dove è stato professore di letteratura italiana all'Università appunto di Milano fino al 2017. Ha curato numerose linee di ricerca su letteratura e cinema, infiniti studi su Dante con pubblicazioni insomma molto importanti e con un focus specifico su Dante e il cinema, Dante e il teatro. È curatrice anche del sito molto visitato, insomma, che consiglio a tutti di andare a guardare dantelcinema.com. Attualmente ha ripreso insomma, la sua grande passione della scrittura, quindi una scrittrice molto importante, cura laboratori di scrittura creativa sul cinema. Quante cose ha fatto e continua a fare, professoressa? Finché c'è vita ed energia si fa. Piccola proposta da fare. Mi Ci dica. diamo del tu, è molto più veloce, più facile. Ok, va bene, Per me Giuseppe? è un piacere, insomma. Allora, benvenuta Assolutamente. Giuliana. Grazie, assolutamente grazie. Ascolta, sì, vivere si vive una volta soltanto e quindi tutto quello che si può fare, amare, sentire, odiare, tutto va fatto, va sentito, per non avere poi rimorsi o rimpianti. Quando arriva l'ultimo istante della vita, si riavvolge tutto come in una pellicola, ti guardi indietro e dici: ho vissuto? Se sì, altrimenti è stato inutile. E quindi, certo, molto di più avrei potuto fare, molti hanno fatto molto di più, ma per quel pezzettino che ho potuto, come studiosa, come donna e come quant'altro, l'ho fatto. Sono qua. Questo amore per la vita e questa energia, insomma, vitale si percepisce tutta. Insomma, abbiamo avuto anche modo di chiacchierare al di là di questo nostro incontro, quindi sono contento. Giuliana, oggi con te cercheremo di tracciare in maniera più o meno puntuale e più o meno, insomma, ampia, quello che è un tema a me molto caro e molto caro, insomma, a chiunque. Ami la vita, ami la letteratura e ami Dante. Quindi la visione, la concezione che Dante ha e ha avuto rispetto alla donna. Si è scritto molto e si legge molto. Dante viene raccontato come il sommo poeta, insomma, che ha identificato la donna attraverso un'immagine modernissima. Però contestualmente ho letto in diverse, diciamo, scritture che la donna veniva utilizzata da Dante come il legame, il contatto tra Dio e l'uomo. Qual è realmente il legame e la concezione, la visione che Dante ha e ha avuto della donna? Sono vere molte cose diverse, magari contigue fra di loro. Allora, la prima visione che Dante ci offre della donna è legata ovviamente allo stilnovismo. Donna angelicata, è vero, appunto, come ricordavi, donna tramite fra la vita terrena e quella ultraterrena, lo strumento primario attraverso l'amore che si prova per lei per arrivare al Dio, insomma. Per lo stilnovo, l'amore per la donna è prefigurazione dell'amore più grande e assoluto che si ha per il Dio. Però, come è accaduto, quando ha cominciato a scrivere Il Convivio, arrivata al quarto trattato, ha detto: no, basta, troppo stretta questa gabbia, questo abitino, insomma, è di due taglie più piccole del mio. Dante ha mollato tutto e è andato in un'altra direzione. Perché la visione stilnovistica lo ingabbiava. E allora ecco che ha verificato, ha scoperto, ha capito che la donna era molto di più. Non era soltanto un tramite per arrivare a Dio, era la compagna di strada, era la compagna di viaggio ed è questo che diventa Beatrice. Beatrice, e questo lo racconta Virgilio all'inizio della Divina Commedia, arriva
da Virgilio e con aria potentemente seduttiva, veramente da donna, con le lacrime agli occhi, dice: «Oh, c'è il mio amico, l'amico mio e non dell'avventura», dice esattamente. Quindi non l'amico del caso, il mio amico, quello che mi sta nel cuore, che è in difficoltà, ti prego, vai da lui. E dopo aver raccontato che era stata da Lucia, Maria, fino a Dio, insomma, tutto l'iter, dice: «Amor mi mosse che mi fa parlare». Ma quest'amore non è amore per l'ultraterreno, è l'amore davvero che si prova per un altro essere umano. E poi fare distinzioni fra amore di amore e amicizia hanno la stessa radice, l'amico mio e non dell'avventura. Sì, certo, non dice il mio amante, perché non avrebbe senso, sarebbe astorico, ma colui che mi sta a cuore. Ed ecco che abbiamo la compagna di viaggio, poi l'amante, abbiamo l'amante a 360 gradi, colei che prova la passione più forte che un essere umano possa provare, Francesca. E poi ci sono tutta una serie di altri personaggi su cui magari più avanti ci soffermeremo, arrivando sino all'esempio della Mater, che è Maria, la sollecitudine, l'attenzione, l'ascolto, colei che, come tutte le madri, è quella che può aiutare il figlio, i figli, non solo a sopravvivere, ma a vivere davvero e a realizzare sé. Parleremo certo di altri personaggi e parleremo nel finale del personaggio che rappresenta il femminino più alto, che è quello di Maria, cioè che è la Mater, colei che può aiutarti non solo a sopravvivere ma anche a vivere, che è esempio di ascolto, di sollecitudine, di amorevolezza, di mitezza. E tutto questo è da affiancare ed è come un velo che copre tutto alle altre qualità delle figure femminili. Dante ha una percezione, l'espressione brutta, non mi piace, però la uso, a tutto tondo della donna. La donna è 100 cose insieme, è tutto insieme. Senza la donna il mondo non ci sarebbe. Giuliana, quali erano i sentimenti che Dante provava nei confronti di Gemma Donati, sua moglie, insomma, che nel poema viene raccontata come una donna che è messa un po' da parte, verso la quale nutrire semplicemente un affetto e un briciolo di stima, insomma, ma che sembra non entrare come protagonista nei racconti visionari e nelle esperienze e nei sentimenti del poeta stesso? Quando Dante ha fra i 12 e i 13 anni, viene stabilito il matrimonio con Gemma, che apparteneva al ramo meno ricco, meno potente, però di una potentissima famiglia di guelfi neri che erano i Donati, cui apparteneva per esempio Corso Donati, Piccarda Donati. Il matrimonio è quello fra un fanciullo di piccola nobiltà e scarsi soldi e la discendente, l'appartenente a una famiglia nobile e comunque di peso a Firenze. È un matrimonio combinato, da cui nascono tre figli che diventeranno adulti, Pietro, Jacopo e la femmina che poi diventerà suora con il nome di Beatrice a Ravenna, e Giovanni, un quarto figlio che muore giovanissimo, molto piccolo. Di Gemma, di fatto, Dante non parla mai, così come non parla del padre, e sono missioni di grandissimo interesse. Non ne parla per scelta, per essere, per così dire, politicamente corretto, non lo sapremo mai. Possiamo soltanto fare delle ipotesi, delle illazioni. Lei era la moglie, la madre dei suoi figli, la moglie predestinata. Poi le passioni, gli amori vanno da altra parte e si può parlare più liberamente, perché è difficile parlare della tua consorte ufficiale. Come fai? Se tu parli di un altro personaggio, Beatrice Portinari, sì, l'ho incontrata a 9 anni, la rincontro a 18, poi lei muore a 24 anni, forse di parto, non lo sappiamo con certezza, è moglie di un altro. È morta,
posso fare di lei ciò che voglio. Cioè, questa figura diventa assolutamente impalpabile, non tangibile, e con Gemma non puoi. Poi Gemma resta a Firenze. Dicono alcune fonti che raggiunga poi, dopo che Dante è a Verona, il marito e i figli, però non lo sappiamo. Si va tutto senza documentazione. E se resta a Firenze, tu non puoi parlare di lei. Metti in pericolo lei, i figli, che lo raggiungeranno quando lui è da Can Grande della Scala. E quindi poi le mogli, diciamo, sono un accidente necessario in molti casi. Il resto va in altra direzione. Ma potrebbe essere nascosto all'interno del quinto canto, insomma, un rimando a Gemma, quindi alla moglie, attraverso le parole di Pia dei Tolomei. Altro no. Personaggio di cui adesso, insomma, racconteremo qualcosa. Allora, no, io credo di no. La formazione da filologa invita sempre a una grandissima prudenza. Parliamo soltanto di quello di cui abbiamo almeno un minimo di documentazione. Ma no, la storia di Pia è una storia che viaggiava per la Toscana, per la Maremma. Io sono Pia, salsi colui che in anellata mi avea pria con la sua gemma, poi Siena mi fe, disfecemi Maremma. È una storia altra, diversa, è la storia di una violenza terribile che si avvicina a quella di Francesca, a quella di Piccarda, di donne che comunque sono sempre state vittime e violentate, con modalità diverse naturalmente, personaggi diversi. In realtà l'arrivista cinico Nello De Pannocchieschi, che lei sposa nel 1284, ma ripeto, anche qui io sto parlando, ma di Pia dei Tolomei, documenti certi, non ne abbiamo. Crediamo che sia appartenente alla antichissima famiglia dei Tolomei. Ricordo appunto che dicevano che la famiglia dei Tolomei discendesse addirittura dal fratello di Cleopatra, Tolomeo. Nello, questo lo sappiamo per certo, ha un grande amore, è Margherita degli Aldobrandeschi, da cui ha un figlio Bindoccio che a Massa Marittima a 13 anni verrà gettato a capofitto in un pozzo dalla famiglia degli Orsini, perché gli Orsini temevano che Bindoccio potesse avanzare delle pretese sul patrimonio degli Orsini. Ricordo che Margherita, poi insomma sono storie che ognuno è bello che se ne vada anche a cercare, che Margherita aveva sposato uno dei tanti mariti, proprio un Orsini. Nello vuole ampliare il suo potere. Quando Pia non gli serve più, la manda, ripeto, seguo la leggenda, non la storia, la manda nel castello di pietra, qui vicino a dove sono io adesso, a Gavorrano, a 20 chilometri da Piombino, e lascia prima che si ammali di malaria, e poi dicono che la faccia gettare dalla finestra sulla rupe sottostante. Ma con Gemma davvero non credo ci siano legami. È un'altra storia. Giuliana, nel quarto canto dell'Inferno si parla di Marzia, un altro personaggio femminile, che viene interpretato insomma, dai storici come il ritorno dell'anima a Dio e quindi alla fine della vita, insomma, il ritorno da Marzia al suo primo amore, quindi al suo marito, insomma, dal quale era stato allontanato, viene identificato come questo ritorno, come questo avvicinamento finale dell'anima dell'uomo a Dio. Questa interpretazione e questo personaggio di Marzia è corretto? Non è Allora, corretto? qui è uno dei punti in cui il mio amore assoluto per Dante conosce qualche incrinatura. L'interpretazione cui tu facevi riferimento l'abbiamo nel convivio ed è vera, ma è una forzatura micidiale perché rientra nella voluttà più che volontà, nel piacere che si provava anche nel tardo medioevo naturalmente,
nel dare un valore emblematico, simbolico a tutto. In realtà, la storia di Marzia, e se non teglio gli ascoltatori, la accenno brevemente, va in tutt'altra direzione. E infatti in questa direzione va quella piccola pièce in prima persona che è uscita proprio nei giorni scorsi su una rivista. Allora, Marzia, la storia di Marzia è questa. Marzia, giovanissima, sposa Catone, che aveva già un precedente matrimonio alle spalle e due figli. Marzia pare che abbia un rapporto meraviglioso con Catone, ma Catone, che A, non era molto intelligente, B, era veramente ambizioso, C, era senza soldi a un certo punto della sua carriera, quando Ortensio, il grande oratore Ortensio, uno degli uomini più ricchi di Roma, chiede a Catone: mi dai Porzia in moglie? Porzia era la figlia di Catone, ma Porzia era già sposata e Catone non si poteva permettere di inimicarsi il marito della figlia. In seconda battuta Ortensio chiede: mi dai tua moglie in moglie? E a quel punto Catone, che deve però chiedere il permesso alla padre di Marzia, dice: beh sì, perché no? Ortensio sarebbe stato un alleato potente, aveva molti soldi. La carriera politica di Catone sarebbe finita senza l'aiuto di Ortensio. Quindi la povera Marzia viene presa di peso, mandata nella casa di Ortensio, incinta. Perché quello che Ortensio voleva era un altro figlio maschio. Ricordo che Ortensio ha una figlia meravigliosa, geniale, Ortensia, che fa una strepitosa orazione in Senato, ma questa storia ve la racconto un'altra volta. Quindi intervengo solo un secondo, anche il papà di Marzia è stato insomma benevolo nel... Il console? Certo che sì. Ricordo che il padre di Marzia diventerà il patrigno di Ottaviano Augusto, perché sposerà in seconde nozze la madre di Augusto. Cioè un giro che a conoscerlo dà uno spaccato straordinario di Roma. Comunque vada Ortensio incinta, fa un figlio quando è già sposata con Ortensio, ma il figlio è di Catone ovviamente, poi genera un altro figlio con Ortensio, quando Ortensio muore ritorna dal marito. Allora, la forzatura anche dantesca, e devo dire che questa cosa non mi è molto piaciuta, ma insomma ai geni bisogna lasciare libertà assoluta, la forzatura di Dante non rispetta minimamente la verità storica, e Marzia è un altro esempio, accanto a quelli che ho citato prima, di violenza sulla volontà femminile. Io ricordo che Marzia apparteneva a una stirpe regale, veniva dal re di Roma Anco Marzio, quindi non stiamo parlando di una donnetta, però così era. E le donne a Roma non avevano nessuna possibilità di decidere davvero del proprio destino. Diriana, nel nono canto del Paradiso, nel cielo degli spiriti amanti, Dante ci parla di un personaggio sì, fantastico, di una donna fantastica, di una donna moderna, di una donna vitale, che nonostante riconosca il fatto che abbia amato tanto in vita, abbia amato anche diversi uomini, si assume la responsabilità di ciò che ha fatto senza alcun pentimento, e quindi Dante, parliamo di Cunizza da Romano, e Dante la colloca nel Paradiso. È singolare questo posizionamento insomma di una donna che ad oggi potrebbe sembrare essere un po' chiacchierata, ecco, in questo senso. Allora, siamo nel cielo di Venere, il cielo degli spiriti amanti, Carlo Martello e altri personaggi. Cunizza da Romano è la sorella di Ezzelino Oazzo III d'Este e è donna, diciamo, di liberi costumi, una donna che ha messo l'amore, anche la passione fisica, avanti a tutto. Ma mentre Francesca da Polenta, ha un solo amore, Cunizza ne ha avuti tanti.
La cosa straordinaria, che l'operazione che fa Dante è questa. Sì, d'accordo, avrebbe potuto essere equiparata, non dico una prostituta, ma insomma diciamo una donna di facili costumi. Ma il suo amore per l'amore è stato tale che nella parte finale della vita è riuscita a trasformarlo in qualcosa d'altro. Ed ecco che, tutto sommato, si è meritata il paradiso. Ma ripeto, le storie che raccontano i geni come Dante vanno dove vogliono, insomma. E poi ricordo che, fra l'altro, per sua fortuna, non so fino a quanto abbia durato, Cunizia da Romano è morta a più di 80 anni, a 81 anni, quindi la sua storia, anche di redenzione, ha avuto ampio spazio. Personaggio assolutamente intrigante. Assolutamente sì. Arriviamo a Francesca da Polenta, che insomma, di cui non si può parlare e di cui è stato detto tanto e ci sarebbe tanto da dire, quindi cerchiamo di raccontarla con questo nostro... Sì, e vorrei che guardassimo il personaggio di Francesca con una modalità che mi è molto cara e su cui molto ho scritto, che però non è così frequente. Francesca, prima di essere l'amante, è la narratrice. È il primo personaggio della Divina Commedia che racconta la sua storia. Il che vuol dire che ha la cultura, le capacità intellettuali, le capacità fabulatorie per poterlo fare. Questa è una cosa che sovente si dimentica, ma che è ben presente nell'iconografia dei primi secoli di Francesca da Rimini. Francesca da Rimini viene di norma presentata con l'indice della mano destra teso verso l'ascoltatore, che è il segnale del dicere o dichere cum vehementer, cioè del parlare con passione. Adesso tu mi ascolti, io ti racconto una storia, ma tu stai a sentirmi. E la cosa straordinaria all'inizio dell'incontro fra Dante e Francesca è questa. Lei dice: io ti parlo, io ti racconto la mia storia. E te la racconto perché so che tu non mi giudicherai, perché tu sarai un ascoltatore imparziale e la storia che io ti racconto tu la riporterai al mondo quando ritornerai, così come te l'ho raccontata, senza condannarmi. E allora lei può cominciare la sua storia. Ed è un racconto meraviglioso perché inizia con una captatio benevolentiae. Se fosse amico il re dell'universo, dice Francesca, se Dio ci fosse amico, io pregherei per la tua pace, per la riuscita del tuo cammino, però non posso farlo perché Dio ci ha condannato. E comincia la sua storia dicendo: siede la terra dove nata fui. E comincia a raccontare chi è. Ma subito dopo qualcosa di più profondo urge dal dentro. Amor, al cor gentil ratto s'apprende, amor, che nulla amata mar perdona. Non importa chi lei sia stata sulla terra, non importa il personaggio storico, importa il fatto che lei ha provato e incarna quella passione travolgente che... Adesso mi permetto una piccolissima digressione su amor che nulla amato mar perdona. Io ho letto tantissime interpretazioni di questo verso. Verso controverso. Dal mio punto di vista, e credo che sia molto vicino al vero, almeno con una piccola arroganza intellettuale, dico che è molto vicino al vero, la spiegazione è questa. All'inizio della fanciullezza cominciamo a provare attenzione per un'altra persona. Io dico per persona dell'altro sesso perché etero sono, ma insomma va benissimo qualunque cosa naturalmente. E non capisci bene all'inizio che cos'è, senti un tremore, una cosa strana, ma dici, ma poi quando succede che qualcuno, qualcun altro, provi passione per te, si innamori di te, ecco che da lui verso di te arriva una energia che ti turba profondamente. Allora riconosci in qualche modo che cosa possa essere l'amore e sei disponibile ad amare. Cioè, amor che nulla amata mar perdona, non è se Luisa si innamora di Mario
Ecco che Mario risponde a Luisa: non è così, non c'entra niente, sono stupidaggini. È che la forza, l'energia dell'amore è tale per cui quando ti arriva dici: santo cielo, e questo che cos'è? Questo caldo meraviglioso che sento dentro. E allora a quel punto sei sì disponibile ad amare. Io dico che arriva intorno proprio all'inizio dell'adolescenza, 11, 12, 13, 14 anni, insomma, l'età non ha importanza, ma è che sta parlando della forza travolgente e ineliminabile e incontrollabile dell'amore. È di questo che sta parlando Dante, non di cosette, come molti commentatori, devo dire maschi, perché il commento dantesco fino a poco tempo fa era rigorosamente maschile, non hanno saputo individuare, ma devo dire che occorre completare il cerchio con la visione femminile delle cose, no? Mi sbaglio, Giuseppe? Direi assolutamente di no, dal mio piccolo punto di vista. Tanto è stato scritto e tanto è stato detto proprio in relazione tra Dante e le donne, però raramente, insomma, ho avuto la fortuna e il piacere di incontrare una visione così lucida, così onesta, così, e che riesca a raccontare in maniera così profonda e interessante proprio le motivazioni che hanno spinto Dante a dipingere tutti questi ritratti femminili, uno diverso dall'altro, ma tutti molto interessanti. E non bisogna dimenticare, Giuseppe, che la figura femminile più alta è l'ultima, quella a cui Bernardo di Chiaravalle rivolge la meravigliosa preghiera del 33° del Paradiso, perché Maria, la Madonna, raccoglie in sé tutte le qualità che una donna può avere: compagna di viaggio, amica, anche amante, madre, sorella, ascoltatrice. La sollecitudine, l'amorevolezza, la mitezza di Maria e la forza di Maria. Io vorrei che il testo di Dante si leggesse davvero, ma vi rendete conto della forza esplosiva di un verso come gli occhi da Dio diletti e venerati? Dio venera Maria. E l'ultima figura vera, l'ultima immagine che noi abbiamo della commedia non è Dio, sì, l'immagine, il cerchio, il quadrato, il geometra, no, è quella della Madonna. E quindi l'amor che muove il sole e le altre stelle è quello che Maria incarna, Maria che è venerata da Dio, questo non ce lo possiamo dimenticare. Concordi? Insomma, dopo questo intervento non lo dimenticheremo sicuramente. Giuliana, che bellezza incontrarti, che bellezza insomma ascoltarti, imparare da te, dalla tua cultura e dal tuo modo veramente emozionante di comunicare, perché la cultura, la conoscenza approfondita insomma sono delle qualità fondamentali, ma credo che saperle esternare, saper tirarle fuori in modo coinvolgente sia altrettanto importante. Quindi, comunque il merito di Dante non è mio, tranquillo. A ognuno i suoi meriti. Possiamo... Dante che è, secondo un'indagine degli ultimi mesi, è il poeta più letto al mondo. E in chiusura vorrei ricordare che la Divina Commedia, il poema, dovete pensarlo come una cattedrale dalle pareti di cristallo, dove tutto l'universo è visibile dentro. Sovente le parole per i poeti sono più forti e pesanti del contenuto cui le mandano. In Dante no, le parole sono davvero trasparenti e allora tu arrivi a percepire tutto, a sentire tutto, a vedere tutto, e questa meravigliosa cattedrale dalle pareti di cristallo è il dono più alto che la letteratura abbia mai regalato al genere umano, e di questo ne sono convinta. E noi siamo convinti del fatto che hai lasciato a noi un momento veramente bello ed emozionante. Quindi grazie Giuliana, grazie di aver partecipato. Grazie Giuseppe. Ci rivediamo grazie. Molto presto. D'accordo. Grazie a tutti gli spettatori e alla prossima volta. A presto.